Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro pochissimi acquisti che ho fatto in un negozio a Roma che si chiama Giapponerie, no, Giapponeria Sakura Shu, e che ha dalle cose più tradizionali, tipo i kimono, le bacchette, tutte queste cose qui, oppure poi ci stanno tutte le action figure, i peluche ufficiali, le cose ufficiali, anche gli Shonen Jump e i manga e anche i bento, un sacco di cose. Però io ero andata lì soprattutto per cose tipo blind box e ho comprato un paio di cosette. Vi mostro prima questo. Ah, poi c'erano dei tipo dei saldi, per cui le cose costavano meno della metà di quanto stavano. Ho comprato questi che sono adesivi, non si vedono bene con la luce, manco così peggio. E praticamente sono quelli originali di che cosa della Sanrio. E li volevo usare per la resina. Cioè, questo è enorme, che tipo, boh, che cosa ci dovrei fare? E poi ci sono questi piccolini, anche un po' trasparenti, e non si vede nulla. Ecco, sono molto carini, mi piacevano. E l'ho pagato 1 euro questi. Poi ho preso due blind box di cinnamon roll, che poi non sono tanto blind perché mi sa che c'è quello che sta sull'immaginetta, e sono leggerissimi, quindi immagino che sono di gomma questi cosi qua. E questi costavano di listino 3 euro, invece io l'ho pagato 1 euro l'uno, appunto. Sì. Ah, però carino, tipo morbidoso. Aiuto. Allora, questo qua, ah, c'è tipo cinnamon roll che penzola. Vieni qua. Ah, che dolce. E questo lo appendo alle chiavi. Vabbè, ovviamente sono cose da 1 euro, quindi valgono il prezzo che. E questo è l'altro. Ah, che ci sono delle caramelle dentro. Quindi ci sono anche di qua. Fanno questa tipo moda di mettere le caramelle dentro. Forse sono braccialetti. Boh. E questo è l'altro. Madonna. Non ci riesco. Devo finire le forbici. Oh, che dolce questo. C'è il ciuccetto, sì, un Roland Baby. Dietro ci sono nuvolette, di qua con i fiorellini. Tanto per, voglio provare a aprire queste cose. Ah sì, sono caramellini. Normale. Puzzano. Assaggiamo. Beh, le solite cose chimiche. Scusate, sono interrotto, ma faceva schifo la caramella, sono andata a buttarla. E per ultima c'è questa mega blind box che ho pagato 5,80 euro, neanche troppo. E c'è questo ciondolo di cinnamon roll, e puoi trovare, io l'avevo visto, vabbè. Ah sì, questo bianco o questo marrone, immagino. Ah, che poi qua fa vedere anche che può diventare una spazzola. Ok, apriamo. Ecco, cominciamo. Un'altra caramellona che sembra tipo un vivincino, una cosa del genere. E ho trovato proprio quello sulla copertina, quindi magari capirai qua come ho sciogliuto. Madonna quanto pesa. Allora, qui c'è la catenella con due fiorellini. E praticamente qua diventa un pochettino. Ma dai, che cavolo, che invenzioni che ci hanno messo.
Ed è tipo tutto in plastica, quindi niente di che. Non so se lo userò mai. Però erano originali della Sanrio, quindi quindi queste sono le cose che ho comprato dal negozio. Comunque vale la pena andarci se vi trovate a Roma. Ci sono tante cose interessanti. E se cercate squishy, però non ce ne sono, c'era solo uno gigante da 10 euro. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!